Buon risveglio, pronti alla palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina per una nuova puntata di Buongiorno Fitness, iniziando da un allenamento con Antonio Riga e Marzia. Buongiorno. 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 Oggi Antonio ci insegnerà il pullover, che non è una maglia da mettere addosso, ma no, viene dall'inglese è qualcosa pullover, di più scomodo, che vuol dire tirare verso l'alto. Sì. Che cos'è? Allora, vediamo con Marzia l'esercizio. È su panca orizzontale. È un esercizio un po' complesso che però dà grandi risultati. Si va dietro e si espira quando si è sopra, si inspira piegando le braccia dietro per non sollecitare troppo le spalle, per ammortizzare, e si espira quando si va su. I muscoli coinvolti sono il fascio sternale dello sterno, qui, il gran pettorale quando si sale su però, e il dorsale quando si scende, il gran dorsale, il latissimus dorsi, quando si va dietro. È un esercizio completo, tende a stirare il tricipite, racchiude tanto, distende la parete addominale. Noi lo stiamo eseguendo su panca orizzontale, spesso lo si può eseguire anche su panca inclinata laddove sia presente un'iperlordosi, un qualche problema, e l'atleta fa fatica a stare appoggiata anche con la parte dei lombari. Se vediamo l'esecuzione giusta è questa. L'enfasi con un manubrio o con un bilanciere è posta più che altro sui fasci dello sterno, i fasci costali qui, e il gran pettorale. Invece si può eseguire anche ai cavi con una tensione continua e lì il lavoro si sposterebbe maggiormente sul gran dorsale e sul latissimus dorsi della schiena. Ma è un esercizio completo, efficacissimo, tra l'altro. Perché c'è dibattito nel mondo del fitness su questo esercizio? Perché alcuni lo ritengono un po' dannoso per le spalle, anche se poi flettendo i gomiti quando si scende molta tensione sulle spalle svanisce. Non bisogna utilizzare un grosso carico, magari con un carico leggero, alzando le ripetizioni, si può ottenere la stessa efficacia. A casa come si può svolgere? A casa basta avere una piccola panca, un luogo in cui adagiarsi, e sempre con un sovraccarico che troviamo a casa, le classiche bottiglie d'acqua, una borsa piena, una borsetta da donna piena, uno zainetto, qualunque sovraccarico, un libro insomma di una certa consistenza, si può eseguire lo stesso esercizio. Fondamentale è la respirazione. Inspirare, riempire la cassa toracica quando si va giù, espirare quando si è verticali sopra. Grazie ad Antonio, grazie a Marzia, grazie. Vi mostriamo un solo esercizio perché oggi è mercoledì e come sapete abbiamo altre due rubriche a Buongiorno Fitness, tra poco l'alimentare con la dottoressa Marina Manieri e più tardi la moda. A tra poco. E siamo tornati qui dove ci eravamo lasciati ieri con la dottoressa Manieri al caffè Atene Le Dune. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Ieri abbiamo gustato un primo da bar, oggi continuiamo a parlare del pranzo al bar con l'insalatona, insalata e insalatona. Prima di tutto, qual è la differenza? Allora, la differenza che pare misconosciuta e più, in realtà è proprio nella composizione del piatto. Per insalata si intende un semplice mix di cose, però in genere solo a base vegetale. Mentre questo piatto prende l'accezione di insalatona, quindi diciamo quasi un aggettivo di grandezza, quando vi è presente anche una parte proteica come può essere solitamente, che so, il tonno, la mozzarella, queste cose qui. Quindi quali sono gli ingredienti base dell'insalata e dell'insalatona soprattutto? L'insalata di solito abbiamo lattuga, ma la lattuga è la base più o meno di tutto, e altri vegetali a scelta secondo la stagione, quindi per esempio in estate sicuramente troveremo carote, pomodori, ok, cetrioli,
mentre l'insalatona, oltre a questa base vegetale, aggiunge altro. Nel nostro caso specifico di oggi abbiamo un'insalatona con pollo, parmigiano e salsa. Quindi anche, diciamo, una scelta piuttosto nuova e fresca rispetto alla classica insalatona, che so, tonno e mozzarella e olive. Ed è salutare. Sì, è un piatto comunque abbastanza bilanciato, anche se qualcosina mancherebbe in realtà. Con che cosa va abbinata l'insalata o l'insalatona per una nutrizione corretta? Essendo che si tratta comunque di un pranzo, mancherebbe il carboidrato, quindi io consiglio di consumarlo insieme a del pane o delle focaccine. E poi anche un'altra piccola dose di zuccheri può essere presa anche dalla frutta, in modo da avere tutti i nutrienti nello stesso pasto, soprattutto crudi e freschi. Grazie alla dottoressa Marina Manieri. Oggi è mercoledì, come sapete ci aspetta la rubrica sulle tendenze della moda da Laura Storr. A tra poco. Buongiorno a Laura Guidotti, a Vera Montebello. Buongiorno. Presso Laura Storr per l'appuntamento del mercoledì con le mode dell'estate. Allora Laura, diciamo che oggi ci occupiamo di una moda un po' più âgée, diciamo, moda per signora. Sì, sì. Siamo con la tua giovanissima e bellissima mamma che ci fa da modella, Vera. Che cosa indossa Vera per cominciare? Per Vera abbiamo selezionato oggi un look da spiaggia, quindi vediamo un costume intero che va a fondersi in un bellissimo completo con il suo pantalone copricostume. Per non lasciare troppo scoperte le spalle abbiamo messo questo cardigan tutto in pizzo a manica corta. Completiamo il look con una mini coffa artigianale e il cappello di paglia a falda larga colorato. E Vera è pronta con il secondo look, adesso passiamo al pomeriggio. Sì, passiamo alla nostra passeggiata pomeridiana, quindi shopping oppure per un gelato. Scegliamo questo tubino a spalla un po' scoperta, di tessuto freschissimo, e l'abbiamo abbinato alla fantasia floreale fucsia, a tutti gli accessori fucsia. Quindi una mini shopper in pelle e il sandalo del momento, questo sabot intrecciato avanti. Per completare il tutto, un occhiale da sole che non può passare inosservato con la sua catena. Tenina, che abbiamo visto che è un accessorio fondamentale per quest'estate. E adesso abbiamo il look fascinoso della sera, Laura. Sì, vediamo un abito bellissimo di Miriam Stella. Abbiamo l'abito lungo, che abbiamo detto sempre una delle tendenze principali di quest'estate, con lo scollo a barca, impreziosito da questo pizzo macramè che si ritrova su tutti i dettagli dell'abito e va a slanciare la figura e a definirne i punti di forza. Tutto abbinato con accessori rosso corallo, dalla collana importante alle spadrillas con il tacco e la mini coffa gioiello, che va veramente a completare questo look stupendo per le nostre serate estive. Elegantissimo. Laura, ma con i colori sgargianti che vanno di moda quest'estate, questi abiti lunghi, pantaloni larghi, c'è ancora differenza tra la moda di una ragazza e quella di una signora? In realtà no, questa differenza non si vede tanto. Queste linee morbide e le lunghezze, che sono un po' le protagoniste di tutti i nostri look dalla spiaggia alla sera, vanno a far sì che tutti gli abiti siano piuttosto versatili, sia per età che per forma fisica. Quindi non troviamo più la differenza tra la ragazza e la signora, ma un'eleganza per tutte le età. E grazie per averci ospitati, Laura, grazie anche a Vera Montebello, grazie a tutti voi. Noi ci salutiamo da Laura Storr, vi diamo appuntamento a domani, mentre per quanto riguarda la rubrica sulla moda, l'ultimo appuntamento sarà la settimana prossima. Buona giornata.